Maurizio D'Orazio, Hugger Bocchiotti. Allora, a questo punto della fiera che possiamo dire? Beh, possiamo dire che le aspettative che avevamo si stanno concretizzando. È stato un successo. I contatti sono estremamente ampli, soprattutto trasversali, tra progettazione, tra installatori di tutte, direi, le categorie di livello e di segmentazione di prodotto e quindi di applicazione, per cui veramente anche da parte nostra il fatto di aver potuto esprimere bene il concetto di questa nuova identità è stato potuto fare in maniera veramente molto bene, molto completa. Questo stand grosso posizionato in maniera... Siamo stati, oserei dire, privilegiati in un senso contesto... di questa crescita di Hugger Bocchiotti d'Italia. Beh, diciamo che ci fa piacere poter pensare che magari abbiamo avuto questa possibilità, la vogliamo vivere in maniera anche così aperta e estremamente competitiva. Per cui che cos'è che gli installatori, i clienti conoscono meglio di voi in Italia? Conoscono meglio, per quanto riguarda il gruppo, l'affidabilità, la serietà e sicuramente la versatilità del prodotto. Ci sarà da lavorare sicuramente sulla completezza del sistema e il fatto di far vivere al nostro cliente finale le soluzioni che siamo ormai in grado di offrire con tutta la compagine Hugger, gruppo Hugger Bocchiotti. Questo è quello su cui sicuramente potremo migliorare. Bene, però mi pare che dei passi sono già stati fatti. Assolutamente sì, e questa è la dimostrazione, perché i contatti sono stati veramente tanti e andremo a concretizzarne ancora, per cui siamo veramente soddisfatti. Questa è un'opportunità sicuramente molto strategica per poter far vivere bene il nostro nuovo gruppo. Bene, grazie Maurizio. Grazie mille a voi e grazie mille a Comoli. Pier Mario Capello, siamo in... Gewis. Gewis, benissimo, c'è sempre la pronuncia che mi... Gewis, la pronuncia ma, Gewis. Ma poi la so e ogni tanto mi sbaglio. Va bene, allora, sta andando bene mi pare. Sta andando bene, sì, è una buona fiera, un numero di ordini interessante, un numero di partecipanti anche direi molto interessante, sì. Passate per... Che vi chiedono? Qual è il vostro punto di maggiore interesse? Allora, il punto di maggiore interesse è ovviamente verificare quali sono le novità che stiamo esponendo. Che sono? Sono sostanzialmente i sistemi di ricarica auto, le novità che stiamo presentando. Questo è il must della fiera in assoluto. Questo è il must della fiera, immagino, e tutti i sistemi di illuminazione che abbiamo, quindi... Poi oggi c'è il Gran Premio di Formula E, se non sbaglio. Oggi c'è il Gran Premio di Formula E a Roma. Sì, oggi è la giornata veramente giusta, è il giorno giusto. E poi ovviamente stiamo proponendo alcune novità sui prodotti illuminazione, prodotti come Restart, che piace sempre per fortuna. Il Restart è un classico. È un classico. Cioè, avete qualche argomentuccio per cui abbiamo parecchi argomenti da proporre ai clienti sicuramente. Va bene. Promozioni che abbiamo fatto che stanno piacendo, quindi... Direi tutto molto bene. E siete soddisfatti a questo punto? Direi di sì. Siamo soddisfatti. L'organizzazione ci aiuta perché comunque le persone stanno arrivando, quindi... Comunque non muovetevi perché fino a domani sera, No, fino a domani... C'è una sorpresa. Va bene. Grazie. Grazie a lei. Buona continuazione. Ciao. Alberto Pontin, Came, buongiorno. Buongiorno. Allora, sabato mattina... Belli freschi, riposati, ma combattivi ovviamente, sì. Perché c'è un sacco di gente, no? Oggi sì, abbiamo abbastanza giro, abbiamo avuto tante persone, tanti passaggi in stand e sta andando molto bene, devo dire. Che vi chiedono? Qual è la cosa più conosciuta del vostro stand per cui attira gli installatori? Beh, in generale vengono e chiedono novità. Adesso diciamo che rispetto al passato abbiamo ampliato molto le nostre gamme di prodotti, quindi non chiedono più solo automazioni, ma chiedono un po' in generale, dalla videocitofonia alla domotica alla sicurezza, quindi chiedono un po' un parco di soluzioni completo. Ecco. E invece cos'è che voi in questo momento state spingendo? Noi stiamo spingendo proprio questo,
Quindi c'è una comunanza di vedute. Esatto. Stiamo riuscendo a togliere l'immagine della vecchia Came solo cancelli, certo, e proporre un'immagine di sistemi integrati, tutto connesso da cellulare. Quindi quando la richiesta coincide con l'offerta, direi che si è fatto scopa. Sì. Direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Com'è andata la fiera? È andata bene. Sì? Bene. Perché? Perché abbiamo avuto, come ripeto, abbiamo avuto un bel giro, ci sono state tante persone e siamo riusciti a far vedere un nuovo concept di stand rispetto al passato. Quindi direi che è stata positiva. Una presenza imponente, diciamo. Sì. Abbastanza. Ci abbiamo provato. Va bene. Contenti quindi? Sì, direi di sì. Grazie. Prego.